Allora, buongiorno a tutti, abbiamo organizzato questo evento per quanto riguarda gli incentivi previsti dal decreto rilancio poi convertito in legge dal Parlamento sui lavori in termini di efficientamento energetico per quanto riguarda l'edilizia e l'edilizia residenziale, e i condomini, le case popolari, eccetera. Allora, l'intervento, questo evento è stato realizzato dalla Team Energy di San Pietro Apostolo in collaborazione con la BCC del Catanzarese. L'evento sarà trasmesso in onda da Liberi TV e potrà essere seguito nei vari canali in diretta streaming. Allora, parleremo di questi incentivi sull'efficientamento energetico. E come avete potuto notare, si tratta per entrare in queste forme di incentivazione, sarete costretti a fare degli interventi, diciamo, definiti trainanti, cioè la coibentazione delle strutture. La coibentazione delle strutture perimetrali della vostra abitazione o del tetto, la sostituzione del vostro impianto di climatizzazione con l'installazione di una pompa di calore, eventualmente abbinata a sistemi, ad un impianto fotovoltaico con sistema d'accumulo, oppure la sostituzione del vostro impianto di riscaldamento con una caldaia a gas a condensazione. Se poi vi trovate in aree non metanizzate, potrete addirittura pensare di sostituire il vostro impianto di climatizzazione con un impianto a biomassa. E vi sono una miriade di requisiti da rispettare per essere ammessi all'incentivo. Tra questi, ovviamente, quello principale è il fatto che l'immobile deve superare le due classi energetiche, perché ogni abitazione, come ben sapete, è anche classificata dal punto di vista energetico tramite varie classi che vanno dalla classe G, che diciamo che è quella più scadente, con le parti esterne, quelle che hanno, diciamo, le parti esterne con pareti di vecchio stampo o con impianti datati, fino ad arrivare alla classe A4. Quindi abbiamo G, F, E fino ad arrivare ad A4, dove la classe A4 è la classe massima. Allora, io vi posso già dire che per esperienza è molto più semplice garantire il superamento delle due classi energetiche con interventi sugli impianti più che sull'involucro dell'immobile. Questo perché poi quell'indice che permette di stimare la classe energetica dell'immobile, che sarebbe l'indice di energia primaria non rinnovabile che l'immobile consuma su un metro quadrato all'anno, dipende, diciamo, dalla fonte energetica di alimentazione del proprio impianto. Ovviamente, se noi abbiamo una caldaia a gas, sapete benissimo che ovviamente il metano non è una fonte rinnovabile. E se poi invece pensiamo già a una caldaia a biomassa come un termocamino, una caldaia a legno, una stufa a pellet, sappiamo che esse sono definite all'80% rinnovabili e al 20% non rinnovabili. Se poi invece andiamo a considerare le pompe di calore, esse sono definite al 100% rinnovabili. E inoltre, con il decreto requisiti abbiamo tutti
tutti i vari requisiti tecnici da rispettare. E per quanto riguarda le pareti esterne e i tetti, ovviamente devono avere una certa resistenza termica che si stabilisce attraverso quella che si chiama trasmittanza. Quindi se voi andate a realizzare un cappotto, non potete pensare di realizzare un cappotto così ad occhio da 5-6 cm. Andrà stimato per verificare che le vostre pareti esterne abbiano una certa trasmittanza. E poi per quanto riguarda invece le caldaie a biomassa, devono avere un certo rendimento. Per quanto riguarda le pompe di calore, devono avere un certo valore di COP. E cos'è il COP? Il COP è il rapporto tra la potenza termica erogata dalla macchina sulla potenza elettrica assorbita. Per quanto riguarda i pannelli solari termici, che sono inclusi anche in questa forma di incentivazione, devono avere una certa producibilità. E le finestre, la stessa cosa, devono avere anche loro una certa trasmittanza termica. E niente, più o meno i dettagli tecnici, quelli che vi potevo esprimere io, sono tutti questi. Io ringrazio Liberi TV per avermi dato questa possibilità, ringrazio la Team Energy e la BCC del Catanzarese. Grazie.